Bene, siamo giunti alla fine di questo nostro cammino insieme in questi giorni di ascolto della parola di Dio, guidati dal Vangelo di Matteo. E ho pensato, di concludere questi nostri esercizi così come ogni cristiano dovrebbe sempre concludere ogni sua riflessione, e cioè ricordarsi che il centro di tutta la nostra fede, il centro e più centro di tutti, di tutto, è la risurrezione. Perché se noi dimentichiamo la risurrezione, il nostro cristianesimo si ammala. Può diventare un modo per migliorare la nostra vita, un modo per aggiustare alcune cose, un modo per fare il bene, per avere attenzione al prossimo, vivere la compassione, la misericordia, ma è tutto il centro della nostra fede, la risurrezione. Cioè, se Gesù non è risorto, dice Paolo, vana è la nostra fede. Ora, non sempre noi siamo discepoli di Gesù risorto, cioè molto spesso noi siamo discepoli di Gesù crocifisso, ma a volte ci dimentichiamo che noi siamo discepoli del crocifisso risorto, questa è la frase completa. E cioè ci dimentichiamo del mistero della risurrezione, che dovrebbe essere quella grande luce che illumina tutta la nostra vita. Guardate che noi possiamo svegliarci la mattina e fare qualunque cosa solo perché Gesù è risorto, altrimenti non varrebbe la pena niente in questa vita. Non varrebbe la pena amare qualcuno, non varrebbe la pena fare delle scelte, non varrebbe la pena fare dei sacrifici, non varrebbe la pena nulla. Noi possiamo vivere questa vita pensando che in questa vita c'è del bene perché Gesù è risorto. Ma sapete, la risurrezione è un problema serissimo, perché siccome non è una cosa che noi riusciamo a tradurre in termini di ragionamento, non a caso, in tutti i Vangeli, nessun evangelista ci racconta che cosa succede in quel momento, cioè come avviene la risurrezione. C'è un grande silenzio. Gesù è morto, è chiuso, sigillato dentro il sepolcro, e poi a un certo punto ecco la risurrezione. A noi manca questo passaggio, e allora molto spesso noi possiamo lavorare troppo di fantasia, e quindi sì, immaginiamo la risurrezione di Cristo, ma in fondo questa risurrezione non tocca la nostra vita, non la cambia. E invece guardate che l'atteggiamento diverso nei confronti di tutta l'esistenza nasce dal fatto che noi siamo figli di uno che ha vinto. Allora, soltanto se tu sei convinto che lui ha già vinto, hai un atteggiamento sereno nei confronti dell'esistenza. Diversamente, hai l'atteggiamento preoccupato, ansioso, hai la sensazione che c'è qualcosa che manca dentro la tua vita. Ma come ci accorgeremo tra un istante, perché poi vorrei fare esattamente questo, cioè andare a guardare come Matteo ci racconta la questione della risurrezione, ci accorgeremo che fin dall'inizio la risurrezione è stato un problema, un grande problema per la comunità cristiana. Ma prima di arrivare a questo, permettetemi di andare alla fine della vita di Gesù. Matteo, come vi dicevo, a differenza di Giovanni, a differenza di Luca, Luca mette in scena questo dialogo bellissimo tra il ladrone e Gesù, no? Giovanni mette sotto la croce Maria, il discepolo amato, c'è questo dialogo, no? Gesù non è lasciato solo in quel momento. Matteo invece dice che Gesù in quel momento è completamente da solo, non c'è nessuno. Nessuno. E soprattutto, ahimè, la cosa che va detta è che quelli che lo lasciano veramente da solo sono il suo seguito maschile. Tutti i discepoli maschi se ne vanno tutti. Tutti. E tenete a mente questo, perché Matteo, dicendo questa cosa, sta dicendo una cosa che potrebbe molto scandalizzare la comunità cristiana, ma è la verità. E cioè che da quando Gesù ha avuto bisogno non ha avuto nessun amico maschio che è rimasto sotto la sua croce a vivere quel tipo di esperienza. Ma Matteo ci tiene a dire una cosa molto, molto, molto interessante. Gesù dice, di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ecco, Gesù muore.
ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono e uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero, costui era figlio di Dio. Matteo si sforza di darci anche una sorta di interpretazione teologica della morte di Gesù, no? Mette ad esempio i fenomeni cosmici, il terremoto sta a significare che sta succedendo qualcosa che è rivelativo. Tant'è vero che dice che il centurione, vedendo il terremoto, gli viene da dire: allora questo era veramente il figlio di Dio. L'Evangelista Marco invece lo fa in una maniera molto più bella. Dice Marco che il soldato che era sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, disse: davvero costui era figlio di Dio. Ed è una professione di fede bellissima. Però qual è la cosa strana? È un pagano a fare questa professione di fede. Non c'è nessun discepolo. Dov'è Pietro? Perché non c'è Pietro sotto la croce? Perché non c'è Giacomo sotto la croce? Dove sono gli altri 12? Dove sono tutti gli altri? Ecco, Gesù è in compagnia solo di pagani, di nemici, ma, sentite cosa dice Matteo, vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo e tra queste c'era Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Dice Matteo, tutti se ne sono andati, però c'è un gruppo di donne che anche se da lontano è lì e guarda la scena. Tenete a mente questa collocazione che fa Matteo rispetto a queste donne. Venuta la sera, dice Matteo, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. E questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Questa è la seconda beffa che Gesù riceve. E cioè nessuno dei suoi amici va a domandare il suo corpo. L'unico che va a chiedere il corpo di Gesù è un discepolo dell'ultima ora, dell'ultimo momento, Giuseppe d'Arimatea. Guardate che se dovessimo guardare umanamente l'opera di Gesù, dovremmo dire che è fallimentare. Cioè tutto quello che ha fatto, le persone su cui ha investito più energie, più tempo, sono quelle che più lo deludono. E invece un ultimo arrivato riesce a fare quello che gli altri non riescono a fare. Capite allora quando San Benedetto dice che bisogna ascoltare l'ultimo arrivato in monastero, bisogna ascoltare il più giovane. Molto spesso il fatto che noi stiamo da molto tempo in un'esperienza non vuol dire che siamo più preparati degli altri, a volte siamo talmente tanto dentro il meccanismo da non vedere più nemmeno gli errori del meccanismo. E invece una persona che all'ultimo momento è arrivata si accorge subito che c'è qualcosa che non va. Dobbiamo avere l'umiltà di accogliere anche questo. E il Vangelo ci vuole suggerire anche che nessuno può dire che uno è meglio di un altro. Chi doveva essere meglio di un altro non è stato meglio. L'uomo a cui è stata consegnata la chiave del regno, cioè Pietro, non c'è lì in quel momento, ma Giuseppe d'Arimatea sì. E Giuseppe d'Arimatea va da Pilato e chiede il corpo di Pilato. E Pilato dà il corpo a Giuseppe d'Arimatea. Sentite la descrizione che fa Matteo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Allora, la scena è questa. Gesù è con i suoi amici nell'orto degli ulivi. Lo arrestano e fuggono tutti. Allora Gesù passa dalle mani degli amici alle mani dei nemici, passa dalle mani dei pagani alle mani del discepolo dell'ultima ora, passa di mano in mano in tutti. Il corpo di Gesù viene passato di mano in mano
tutte le persone che sono lì, coinvolte in questa storia. È molto significativo questo, eh? Gesù si consegna nelle mani di tutti, non nelle mani di qualcuno e basta. Anche i pagani possono prenderlo in mano, Gesù. Anche una persona che è arrivata all'ultimo momento e che non ha sentito tutti i suoi discorsi, che non è stato con lui durante i grandi miracoli, anche lui. E il gesto che compie Giuseppe d'Arimatea è un gesto sacerdotale: prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo e lo depone dentro il sepolcro e poi chiude il sepolcro. Ecco, in questo momento, vedete, si compie l'incarnazione. È l'ultimo atto in cui finalmente l'incarnazione è completamente compiuta. Perché? Perché Gesù, prendendo la nostra carne, ha condiviso tutto di noi, tutto, anche il fatto che è stato sepolto. Avete presente quando nelle icone orientali viene rappresentata la Natività? Cioè Maria e Giuseppe, e il bambino è adagiato in un sepolcro, non è adagiato in una mangiatoia. È prefigurazione di quello che sarebbe accaduto a Gesù. È a dire a ciascuno di noi che l'incarnazione, e cioè la maniera attraverso cui Gesù ha deciso di salvarci, è quella di essere in comunione con noi in ogni cosa della nostra vita, da quando nasciamo a quando moriamo, a quando siamo messi dentro un sepolcro. Gesù ha condiviso tutto. Quindi nessuno di noi può più dire di essere solo, perché non c'è più una cosa umana che Gesù non abbia riempito della sua presenza. Nessuno di noi può dire, ma io mi metto in un sepolcro, Gesù invece non ha fatto l'esperienza del sepolcro. Anche lui è entrato in un sepolcro, anche lui ha visto una pietra arrotolata davanti all'ingresso di quella sepoltura. E Giuseppe d'Arimatea, da buon discepolo maschio, fa quello che fanno tutti i discepoli maschi. Prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, lo depose nel sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia, rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Pure lui se ne va. E vedete Matteo invece che cosa ci dice? Lì, sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Tutti se ne vanno e queste donne sono là. Prima guardano la scena da lontano. Adesso sono vicine lì a questo sepolcro e sono loro, sono le donne. Guardate, una cosa che in questo anno ho ripetuto molto spesso in tanti ritiri che ho fatto, no? E cioè, io credo che noi dobbiamo essere molto leali, e non lo dico perché stranamente in questo ritiro mi ritrovo davanti a un uditorio fatto nel 99% di donne, ma perché io sono perfettamente convinto che se noi guardiamo la storia della Chiesa ci accorgiamo che nei momenti più difficili, chi è stato a vivere quei momenti difficili sono state le donne. Sono loro che non se ne sono mai andate. Nei momenti più faticosi della vita sono le donne che molto spesso si assumono la responsabilità di restare e di umanizzare la sofferenza. Sono loro che non scappano. Noi uomini, quando sentiamo l'impotenza, ci viene sempre di fuggire via. Invece la pazienza di restare, la pazienza di non andarsene, la pazienza di offrire una presenza che possa umanizzare. Questa è una lezione immensa da cui noi dobbiamo imparare dalle donne. Siamo noi a dover imparare che cosa significa essere discepoli. Perché siete voi a insegnare a noi che essere discepoli significa non andarsene quando non conviene più. E Matteo, che sta scrivendo questo Vangelo 2000, da 2000 anni fa, non ha paura nel dire che non c'è nessuno dei discepoli, ma delle donne sì, e sono lì. Guardano da lontano e adesso sono lì, vicino alla tomba. Ma qui si apre il grande tema della risurrezione. Perché? Perché la cosa che dovrebbe farci riflettere, lo sapete qual è? È che Gesù aveva già parlato della risurrezione, in tutta la sua predicazione aveva già detto che lui avrebbe vissuto
Sì, l'esperienza della croce, ma poi che sarebbe risuscitato. Sapete qual è la cosa che dovrebbe colpirci? Che nessuno se lo ricorda. Nessuno si ricorda che Gesù ha detto che sarebbe risuscitato. Lo sapete chi se lo ricorda? I nemici. I nemici se lo ricordano. I suoi discepoli no. Sentite cosa dice. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. I nemici se lo ricordano. I suoi discepoli no, sono rimasti imprigionati nel venerdì santo. È una tentazione? È una tentazione rimanere chiusi nel venerdì santo e non ricordarci della risurrezione. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. E Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. E si andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. I nemici non soltanto si ricordano della risurrezione, ma non vogliono che in nessun modo la risurrezione possa esplodere. Non vogliono. Adesso vorrei tradurlo in maniera molto esistenziale. Il mondo ci lascia fare a noi cristiani tutto. Volete curare i poveri? Curateli. Volete fare un ospedale? Fatelo. Volete costruire una scuola, costruite una scuola. Volete fare delle messe, fate le messe. Costruire dei templi, fate tutto quello che volete. C'è una cosa che il mondo non tollera, che noi annunciamo la risurrezione. E qui invece è il cuore di tutta la nostra fede. E sapete perché? Qual è la più grande paura che ha l'essere umano? La paura della morte. Se tu hai paura, non sei libero. Però non so se sapete che finché tu hai paura sei manovrabile. Io posso usare la tua paura, perché attraverso questa paura io ti posso manovrare. Se malauguratamente viene qualcuno che ti libera da questa paura, tu non sei più manovrabile e quindi sei libero. E il mondo non può tollerare questa cosa. Il mondo non può tollerare che le persone siano libere. Perché se le persone sono libere non sono più manovrabili. E quindi non funziona più la macchina del mondo, perché il mondo è tutto costruito su infelici che devono consumare, angosciati che devono riempire la loro paura di morire in qualche maniera. Tutto il commercio nell'Occidente è tutto costruito sull'angoscia di morte della gente. Un mio caro amico teologo, in un suo libro, ha dimostrato come oggi noi evitiamo appositamente di usare la parola morte. E cominciamo a dire: se n'è andato, è tornato alla casa del padre, ci ha lasciati, non è più tra noi, no? È passato, certo, però evitiamo appositamente la parola morte, perché è un tabù la morte. La morte è un tabù. Noi non vogliamo pensare alla morte. Guardate, durante la pandemia del coronavirus, in questa terribile tragedia che abbiamo vissuto a livello planetario, il più grande esercizio che abbiamo dovuto fare è doverci scontrare con la possibilità della morte, che è una cosa che c'è sempre stata, ma noi la nascondiamo appositamente, noi non vogliamo pensarci a questo. Perché se pensiamo alla morte non viviamo più. Che cosa fa Gesù attraverso la risurrezione? Libera integralmente l'uomo. Se tu non hai più paura della morte, perché io l'ho vinta, tu sei libero. Tu sei libera. Le persone libere non sono più manovrabili, capite? Quindi ogni mentalità mondana attacca la risurrezione. Vi ricordate la predicazione di Paolo nell'Areopago, no? Finché parlano, oh, il Dio di qua, di là, fanno in teologia, quello
Quando a un certo punto Paolo parla della risurrezione, su questo ci sentiremo un'altra volta, gli mandano una pacca sulla spalla e lo mandano via. Ma il problema della nostra vita è esattamente questo. Finché noi siamo in balia della paura della morte, noi non siamo veramente liberi. La risurrezione opera esattamente su questo, il che non significa che noi siamo non proviamo più paura, ma che quella paura non comanda più, questo significa. Quindi il mondo ci lascia fare tutto, l'importante però è che noi non liberiamo la gente. Non so se vi siete accorti, in due modi si possono manovrare le persone: col senso di colpa e con la paura della morte. Queste sono le due cose con cui tu puoi manovrare la gente. Se vi leggete il Vangelo, a un certo punto, come fanno a convincere che è giusto uccidere Gesù? Usano la paura. Lo vengono a sapere i romani e poi i romani ci puniscono, così è meglio che muoia. La paura. La paura della morte e il senso di colpa sono le due prigioni dell'uomo. Gesù ci ha liberati da queste due cose, ci ha liberati dalla colpa, attenti, ci ha liberati dalla colpa, ma non è che ha tolto la nostra fragilità. Quindi significa che noi possiamo continuare a peccare, ma non siamo più oppressi dalla colpa. Ad esempio possiamo permetterci, grazie alla morte in croce di Gesù, di guardare i nostri peccati e interrogarli e dire: che cosa dicono a me i miei peccati? Che cosa mi raccontano? Invece quando tu sei oppresso dalla colpa, non ti domandi che cosa ti dicono i peccati, non vedi l'ora di liberartene, però non impari nessuna lezione dai tuoi peccati. Invece la grandezza di Gesù è che ti ha liberato dalla colpa e quindi ti ha messo in condizioni di poter essere istruito persino dai tuoi peccati. Tu puoi metterti davanti alla tua fragilità e dire: che cosa mi dice? Qual è la lezione che devo imparare da questo? Perché non so se sapete che finché non impariamo una lezione, la ripetiamo, ripetiamo l'errore. Quindi il senso di colpa e la paura della morte sono le due cose che sono state vinte con la risurrezione. Ora, noi siamo una chiesa che annuncia la risurrezione. Lo dico meglio. Il nostro modo di essere chiesa e il nostro modo di annunciare il Vangelo suscita sensi di colpa e manovra le persone attraverso l'angoscia o libera le persone dall'angoscia e le solleva dal senso di colpa? Capite che io posso convincere migliaia di persone ad andare a messa la domenica spaventandole sulla possibilità che possano andare a finire all'inferno, perché è un peccato mortale. Ma se uno va a messa la domenica perché ha paura di finire all'inferno, secondo voi è libero? No, ci va a messa, ma ci va come servo, non come figlio. Ma Dio ha bisogno di figli. Questo è il messaggio del Vangelo, che Gesù ci ha insegnato che dobbiamo essere figli, non servi. Cioè il bene lo dobbiamo compiere perché abbiamo conosciuto l'amore, non perché abbiamo paura. Signore, avevo paura di perdere questo talento, perché so che tu mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, allora l'ho nascosto per restituirtelo. Ragionamento che fai? Impeccabile. Però che cos'è che anima il ragionamento di questo servo? La paura del padrone. La paura. Guardate, è una domanda molto seria, perché se la nostra vita è in balia di paura e di sensi di colpa, noi questo annunciamo agli altri: paura e sensi di colpa. Ma se noi siamo liberi dalla paura e dal senso di colpa, noi liberiamo gli altri. Questa è l'esperienza del cristianesimo. Ciò che mi ha liberato, io lo dono agli altri. Quando Paolo dice: fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, non andatevi a mettere di nuovo sotto una schiavitù. Quindi sarebbe tristissimo se il Signore dice: io ti ho liberato perché adesso sei mio suddito.
Quindi abbiamo solo cambiato padrone, capite? Ma Dio non è un padrone, è un padre, e tu sei un figlio. E qual è la caratteristica dei figli? I figli sono liberi. Questa è la caratteristica dei figli. E che cosa significa che un figlio è libero? Che un figlio è imprevedibile. La libertà è questa, eh? Che tu non sai che cosa ne verrà fuori. La libertà è questa grande capacità di poter stupire con la nostra vita. Ora, questa è la vera domanda, cioè è troppo poco dire no, ma noi ai bambini insegniamo che Gesù è risorto. Questa è solo un'informazione, capite? Quali sono le conseguenze della risurrezione? Questo dobbiamo insegnare alla gente. Allora, quando noi generiamo persone libere, stiamo generando persone che riconciliano gli altri nelle loro paure, le riconciliano nei loro sensi di colpa. Fanno sperimentare loro la potenza della risurrezione, perché la potenza della risurrezione solleva dalla colpa e libera dalla paura. E, sapete, la cosa più difficile da dire a una persona è questa: non avere paura di avere paura. Perché ciò che ci penalizza molte volte e ciò che ci paralizza è che noi abbiamo paura di avere paura. Ma non fa niente, siamo esseri umani, per questo abbiamo paura, ma non dobbiamo avere paura di questo. Cioè possiamo permetterci di essere umani e allo stesso tempo decidere. Voglio farvi un esempio, vi do un'immagine, perché magari in questa maniera è più facile comprendere. A un certo punto la vostra vita è come una barca, una piccola barchetta che si trova al centro dell'oceano. E che si fa adesso? Sei in balia dei venti, i venti ti girano un po' a destra, a sinistra e ti fanno andare in una direzione, nell'altra. Tu non sei libero, non sei libera. Perché? Perché che cosa decide per te? I venti. Ma quando noi ci troviamo davanti a uno che o a una persona che sa navigare, quando ci troviamo una persona che sa usare i venti per andare dove dice lui, il marinaio non ha nessun potere di decidere dove deve soffiare il vento, ma ha la capacità di usare il vento per portare la barca dove dice lui. Questa è la libertà. Noi non possiamo decidere di non provare paura, di non avere delle ferite, di essere circondati da un ambiente sano. A volte ci troviamo in mezzo a delle tempeste, ma Gesù ti ha fatto libero, cioè ti ha insegnato a navigare. Questa è la libertà. Invece noi pensiamo, sarò libero il giorno in cui il vento dirà quello che voglio io. Non succederà mai. Non succederà mai. Il vento fa il vento. Quando Sant'Ignazio dice, le cose che proviamo non sono né buone né cattive. Provo rabbia. Bene, dice Ignazio, non è né buona né cattiva la rabbia. È una cosa che provi. È l'uso che fai di quella rabbia che la rende buona o cattiva. È un vento. Puoi usarlo per andare dove dici tu. Capite in che cosa consiste la vita spirituale? La vita spirituale consiste nell'accorgerci che siamo liberi e nell'imparare a usare la libertà. E questa è una cosa che ci impegna tutta la vita. C'è un'alternativa: non essere liberi e rimanere imprigionati nei sensi di colpa e nelle paure, di cui la più grande paura è la paura della morte. Quando è così, la nostra vita è finita. Non è più cristiana la nostra vita. E la nostra proposta cristiana non è più secondo il Vangelo. Perché tutto quello che noi facciamo deve nascere dalla risurrezione di Cristo. Non semplicemente dalla sua passione, ma dalla risurrezione. Sentiamo il racconto della risurrezione, perché questo può esserci assolutamente di aiuto. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, siamo al capitolo 28, Maria di Magdala e l'altra Maria
andarono a visitare la tomba. Ora, fino adesso ho fatto l'elogio delle donne, qui devo dire una cosa molto realistica però. Queste donne non vanno al sepolcro perché credono nella resurrezione, vanno al sepolcro per onorare un cadavere. Nessuno in quel momento sa che è Pasqua, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. E queste donne vanno lì per usare tenerezza nei confronti di un cadavere. Ai tempi di Gesù, il fatto di mettere degli unguenti profumati attorno al corpo faceva sì che quando il corpo andava in putrefazione si ritardava quanto più possibile il cattivo odore, no? E quindi aggiungo molto profumo per cercare di attutire le conseguenze della morte. Ma è il massimo che possono fare queste persone, ungere un cadavere. Quindi queste donne il mattino di Pasqua dicono: ma no, ma sono state le prime perché sono andate per prima al sepolcro, ma vanno per prima al sepolcro perché hanno convinzione di fare qualcosa sul corpo morto di Gesù. Non credono nella resurrezione. Dopo ci sarà la fede nella resurrezione, ma in quel momento è solo tenerezza. Bellissima, eh? Però solo tenerezza, non è fede nella resurrezione. E l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, dice Matteo, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. Le immagini che usa le trovate nell'Antico Testamento e nell'Apocalisse. Cioè, è proprio il messaggero, è l'angelo della risurrezione. E il terremoto rappresenta una cosa molto importante. Così come la croce è un terremoto nella vita di una persona, cioè un trauma, anche la risurrezione è un trauma, cioè è una cosa che segna in maniera indelebile la tua vita. Tu puoi dire di aver incontrato la risurrezione quando la Pasqua, cioè la risurrezione, si è incisa in maniera indelebile dentro la tua vita. Cioè qualunque cosa succederà, tu non ti togli più quel segno, non te lo puoi togliere più, è un terremoto. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Che brutta figura, eh? I soldati svengono, le donne no. Però le donne sono discepoli di Gesù, e invece i soldati no. Ed è una cosa interessante. È come se Matteo volesse dirci che seguire Gesù significa poter capire ed essere pronti ad accogliere anche il messaggio della sua risurrezione. Ma chi non si è lasciato istruire da Gesù vive la risurrezione come una cosa che dice: no, 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 non è possibile. Questa cosa non è possibile. La morte sì, la risurrezione no. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura. Ecco, vedete che cos'è la risurrezione? Le sta liberando dalla paura. Ve lo ripeto, Non significa che non ci sarà più il vento della paura, ma che quel vento non comanda più. Fino alla fine noi avremo paura. Siamo umani, ma non comanda più la paura. Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Questa frase dovremmo togliere tutta la punteggiatura e leggerla di seguito e dire: so che cercate Gesù il crocifisso risorto. Infatti è risorto come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco io ve l'ho detto. La prima esperienza pasquale che fanno queste donne non è incontrare Gesù, ma incontrare il sepolcro vuoto. È interessante. Il vuoto del sepolcro rappresenta l'inizio della Pasqua per loro. Noi siamo spaventati dal vuoto. Noi siamo spaventati dalla mancanza. Gesù ha il potere di trasformare il vuoto e la mancanza che sentiamo nella vita nell'inizio della risurrezione, nel segno più profondo della Pasqua.
Se andate a Gerusalemme, è interessante. E noi tutti andiamo processionalmente a onorare il Santo Sepolcro. Ma che cos'è il sepolcro? È una stanza vuota. Non c'è. Però per noi è il segno della resurrezione. Cioè, l'assenza per noi è il segno di una presenza. Il mondo questa cosa non la capisce. Che noi, mentre sperimentiamo un'assenza, per grazia di Dio, riusciamo a capire che cosa vuole dirci quell'assenza, dove ci sta conducendo quel vuoto. Ed è interessante perché, anche se loro non hanno ancora incontrato Gesù risorto, Gesù li invita a evangelizzare. Dice: andate e dite è risorto dai morti e vi precede in Galilea. A noi ci hanno insegnato una regola molto semplice. Noi possiamo annunciare agli altri solo quello che abbiamo incontrato. Ed è vero, no? Ma siete sicuri che abbiamo incontrato il risorto? A volte noi abbiamo incontrato i segni del risorto, no? Ma questo non ci dice che non siamo in grado di evangelizzare. Il Vangelo ci sta dicendo una cosa molto più importante, che solo se accettiamo di annunciare il Vangelo alla fine incontriamo il risorto. Se tu non evangelizzi, non incontri il risorto. Ed è il problema della Chiesa attuale. La Chiesa oggi ha un tremendo bisogno di incontrare di nuovo Gesù risorto, ma la Chiesa può incontrare di nuovo Gesù risorto se ritorna ad evangelizzare. Non semplicemente ad essere amministratrice del sacro, ma se sente che la sua prima missione, ha ragione il Papa, è annuncio. Ogni nostra vocazione ha come scopo l'evangelizzazione. Ogni battezzato ha come compito primario l'annuncio del Vangelo. Non mi faccio i fatti miei. L'annuncio del Vangelo. E sapete, non è che agli altri noi trasmettiamo solo le nostre certezze, a volte condividiamo i nostri dubbi, le nostre fatiche, la nostra umanità. Non dobbiamo dire noi siamo bravi e voi non siete bravi, siamo tutti sulla stessa barca. Quando Martini diceva, dentro di noi c'è sempre un non credente, e non dobbiamo vergognarci se dentro di noi c'è un non credente. Evangelizzare non significa: adesso abbiamo le carte a posto, possiamo annunciare. Siamo sempre un po' mancanti, siamo sempre un po' scassati e abbiamo bisogno che qualcuno ci confermi. Ecco il miracolo, guardate. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Queste donne ubbidiscono e vanno ad annunciare. Le donne vanno a fare evangelizzazione. Perché? Perché i discepoli maschi non ci stanno. Loro cominciano ad evangelizzare, le prime, tra tutti, sono loro. Le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli, ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Quando accettano di evangelizzare, incontrano il risorto. Ecco. Vi capita mai di dover parlare con una persona e mentre state parlando a una persona ricevete voi la risposta? State consolando qualcuno e mentre state consolando questo qualcuno vi arriva consolazione a voi. Dice: ma io sono andato lì a fare una cosa io a queste persone e poi ricevo io un contraccambio. È il miracolo del Vangelo: se tu ti apri e ti doni, il Signore lo incontri. Se tu invece cominci a dire lasciatemi perdere, adesso mi devo concentrare su me stesso, devo analizzare che cosa sta succedendo dentro la mia vita e così capire che qual è la volontà di Dio, tu rimani chiuso lì per anni. Se tu vuoi avere discernimento sulla tua vita, apriti, donati e il Signore ti darà luce. Chi ci ha insegnato questo? Maria. Maria, nell'annuncio dell'angelo, se dovessimo usare le parole di Carmen Consoli, dovremmo dire confusa e felice.
ma è confusa, non sa, non comprende fino in fondo qual è, che cosa le sta domandando il Signore, ma fa una cosa geniale, si dona, va a mettersi a servizio a casa della cugina Elisabetta. Ecco che cosa succede a casa di Elisabetta, che Maria capisce tutto e canta il Magnificat. Siete in crisi nella vita? Bene, donatevi e il Signore vi darà luce. Pensate di avere poca fede? Annunciate il Vangelo e il Signore vi confermerà nella vostra fede. Avete un dolore? Cercate consolazione. Consolate voi per prime e il Signore vi darà consolazione. Avete un tremendo bisogno di essere ascoltate? Ascoltate voi per prime e il Signore vi darà la grazia dell'ascolto. Questo ci insegna il Vangelo. Se tu accetti e ti doni, incontri il risorto. Corsero, abbandonando in fretta, corsero con timore e gioia a dare l'annuncio ai suoi discepoli, ed ecco che Gesù venne al loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Avete capito cosa genialmente ha fatto Matteo? Gesù è crocifisso e le donne sono lontane a guardare la scena. Gesù è deposto nel sepolcro e le donne sono vicine, vicino al sepolcro. Gesù è risorto e le donne lo abbracciano. È un percorso di intimità questo, eh? Partono da lontano e arrivano ad abbracciare Gesù. Questo è proprio un cammino di vita spirituale. A volte noi siamo discepoli alla lontana, poi magari man mano ci avviciniamo fino finalmente ad arrivare a un'intimità con lui. Ma questo è un dono. Tutti noi abbiamo bisogno di fare questo itinerario, questo percorso. E guardate, lo dicevo anche a qualcuna di voi, è paradossale, ma sono proprio i momenti più difficili della vita che alla fine ci mettono in un'intimità più profonda con il Signore. Perché prima lo conoscevamo per sentito dire, ma adesso lo vediamo. Prima avevamo un'idea di lui, ora ne facciamo esperienza. Prima avevamo delle convinzioni, ora abbiamo dei fatti. È un'altra roba, è un altro livello. Tant'è vero che nella vita spirituale succede come nell'amore. Più cresce l'intimità tra due amanti, più gli amanti non hanno bisogno di parlare. Sapete perché? Perché si capiscono. Più tu cresci nella vita spirituale, più le tue preghiere diminuiscono di parole. Parli pochissimo, poche giaculatorie. Arrivi semplicemente a dire solo Gesù o solo grazie. Non c'è più bisogno di parlare. Ci capiamo. È intesa, è intimità questa. Anzi, hai la sensazione che le parole rovinino. Perché? Prova a trovare delle parole abbastanza capienti da dire quello che stai vivendo. Non puoi dirlo. Il silenzio è d'oro. È l'intimità con Dio. E queste si avvicinano a Gesù e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete. Ancora una volta le libera dalla paura. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cosa fa Gesù? Conferma l'evangelizzazione. Ancora una volta dice a loro: dovete andare ad annunciare. Io credo che al di là dei carismi che ciascuno di noi vive, negli istituti dove vive, nell'esperienza ecclesiale dove vive, non dobbiamo mai dimenticarci che ogni carisma è dato all'interno della Chiesa sempre a servizio dell'evangelizzazione. Anche se sei Charles de Foucault, che ha chiaro che non deve annunciare così come tutti noi abbiamo in mente, ma che deve annunciare solo con l'esempio dello stare in mezzo a queste persone. Ma andatevi a leggere gli scritti di Charles de Foucault.
capirete immediatamente che questa persona ha dentro di sé un desiderio di evangelizzazione pazzesco e capisce che l'alfabeto dell'evangelizzazione per lui è dire, quando vedono me, devono dire com'è buono quest'uomo e devono interrogarsi perché è così buono e così arrivare a capire che c'è Dio. È evangelizzazione. Dice, ma io sono in un monastero di clausura, io vivo una vita. Non importa dove sei, che cosa stai facendo, ogni vocazione cristiana è sempre in ordine all'evangelizzazione. Fosse anche quella della preghiera, quello di. No, non è per forza l'opera esterna. Io vi ricordo che la patrona delle missioni è Teresina di Lisieux, che in missione non c'è mai andata, ma che ha un cuore missionario, una carmelitana morta a 24 anni, vissuta tra casa e monastero, punto. Il desiderio missionario di questa donna. Non è, sei in un Carmelo, ma questa cosa mica spegne l'evangelizzazione, la infiamma di più. Lei dice, nella chiesa che è mia madre sarò l'amore, sarò il cuore fa vivere tutto il corpo. E quindi comprende che la sua preghiera ha uno scopo. Un missionario che si trova dall'altra parte del mondo può annunciare il Vangelo perché c'è qualcuno che pompa il sangue. E che se io smetto di pompare il sangue, quella persona non può più annunciare il Vangelo. Ecco la teologia di San Paolo. Siamo un corpo solo e ognuno concorre a questo corpo. Ma lo scopo di questo corpo è sempre uno e uno soltanto. Annunciare Gesù. Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore, Gesù è risorto. Questo è l'annuncio. Beh, sarebbe bello finire, no? In questa maniera e dire, ok, la risurrezione, la vittoria di Gesù. Invece Matteo ci mette proprio questa annotazione che secondo me è importante. Mentre erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Vi rileggo la frase perché vorrei che vi rimanesse impressa. Mentre erano in città, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Attente, c'è un'evangelizzazione che è fatta dai discepoli di Cristo e poi c'è un annuncio fatto dal mondo che è fatto appositamente per bloccare il Vangelo. È un contro-Vangelo. Questi allora si riunirono con gli anziani, dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, vedete i soldi risolvono sempre tutti i problemi, dicendo, dite così. I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Se Matteo sta dicendo questo, significa che mentre sta scrivendo il Vangelo c'è una calunnia che gira. Ma non è vero che è risorto. L'hanno rubato loro e poi hanno detto che è risorto. Certo, le bugie hanno sempre le gambe corte perché sarebbe impossibile poter rubare quel cadavere dopo che lo hanno chiuso, sigillato e hanno messo la guardia armata davanti lì. Come hanno potuto fare tutto questo, no? Ma non importa, le calunnie non hanno bisogno di ragionevolezza, devono insinuare il dubbio, no? Vedete, Matteo ci racconta questo per dirci che noi siamo sempre in questa doppia cosa, la risurrezione e però il mondo. E ora vi dirò una cosa che forse vi farà rimanere male. Sarebbe facile dire, noi siamo discepoli e poi c'è il mondo che fa questa roba qui. Questi personaggi ce li abbiamo tutti dentro. Abbiamo una parte di noi che crede nella risurrezione. È una parte molto umana che dice: sì, vabbè, però intanto me le aggiusto io le cose, no? Intanto, no? Risurrezione, mo, proprio risurrezione. Voi sapete che qualche anno fa hanno fatto un
Una cosa interessantissima, uno studio sociologico sui credenti che vanno a messa la domenica. E hanno fatto questa cosa, uscendo dalla messa li hanno interrogati se credessero nella resurrezione. La maggior parte di loro ha detto di no. Stavano uscendo dalla messa domenicale. Qualcuno ha cominciato a dire, forse la reincarnazione. Abbiamo una confusione infinita su sta storia qui, no? Ma è un problema molto serio perché dentro di noi c'è una parte di noi che vuole boicottare il Vangelo, la parte umana. E vogliamo sminuire la potenza della fede. Quindi non è semplicemente un problema fuori di noi, e ce l'abbiamo un problema fuori di noi, ma è anche un problema dentro di noi. Ma io ci credo davvero che Gesù è risorto. Perché se ci credo davvero, le conseguenze quali sono? Capite che non possiamo più vivere come prima. Se tu dici, io so che Dio è mio padre e mi ama, ma poi tu vivi come se fossi solo al mondo, devi provvedere tutto da solo, cioè ti preoccupi, ti agiti, ti fai. Tu affermi una cosa, ma vivi come se Dio non ci fosse. E com'è possibile? Siamo umani. Siamo umani. E quindi questa contraddizione ce la portiamo con noi sempre. E questo Vangelo si conclude in questa maniera. Non soltanto Matteo cerca di smascherare questa calunnia spiegando da dove nasce, ma poi avviene finalmente l'incontro del risorto con i discepoli maschi. Alla fine arrivano pure loro. Cioè, alla fine. Con pazienza ci arriviamo pure noi, alle cose. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. Che cosa rappresenta la Galilea? La quotidianità. Tu vuoi incontrare Gesù, non devi salire sul monte, devi tornare in Galilea. È nella quotidianità che devi riconoscere il risorto. È tornare nel luogo della normalità. È lì che incontrano Gesù risorto. Andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Aspettate. L'hanno visto, si prostrano e dubitano. E Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. C'è una cosa che dovrebbe colpirci, lo sapete qual è? È che dopo che ci siamo letti tutto il Vangelo di Matteo, alle ultime battute dice: allora il risorto arriva, va dai suoi discepoli e loro dubitano. Per tutta la vita noi combatteremo con questa cosa, eh? Ci sono dei momenti in cui diciamo: ah, è chiaro, e altri momenti diciamo: no, ho sbagliato tutto. In alcuni momenti io so che il Signore mi ama. Invece in altri momenti mi sembra che non esista niente. Tutta la nostra vita è questo, è un salire e scendere in questo tipo di dimensione. Ma la cosa che colpisce, lo sapete qual è? È che Gesù avrebbe tutto il diritto di arrabbiarsi e di dire ai discepoli: e mo basta, dopo 28 capitoli ancora non avete capito che io sono il Signore e sono risorto. Ma Gesù invece non si lascia scalfire per niente dall'incredulità dei suoi discepoli, anzi va e gli parla. E dice: guardate che a me il Signore ha dato il potere in cielo e sulla terra, e voi andate ad annunciare. E gli dona il segreto dei segreti, che è questo: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questo è il nostro segreto. Vedete, mie care sorelle, il problema è questo: se tu sei convinto che Dio è con te, la tua vita è cambiata. Non è importante capire tutto, ma sapere che in tutto quello che tu vivi c'è Lui. Se tu sei con Lui, va bene tutto, anche morire, anche essere chiusi in un sepolcro. Posso permettermi anche di morire, perché c'è Lui. Questa è la grandezza dell'esperienza cristiana, aver incontrato colui che mi ha fatto questa promessa: io sarò con voi sempre,
fino alla fine del mondo. Bene, se da una parte Matteo estremizza la solitudine di Gesù, Matteo ci dice che Gesù assume su di sé tutta la solitudine del mondo perché nessuno di noi possa più dire sono solo. Ecco il Vangelo. Non siamo più soli, mai. E anche quando nessuna persona intorno a noi potrà più farci compagnia, noi non siamo soli, Lui è con noi. Questa è la nostra esperienza cristiana. E capite, allora vi lascio con questa bellissima frase di Benedetto XVI che è in cielo e che leggeremo per i prossimi anni come un grande padre della Chiesa, no? Sapete, Benedetto aveva sempre una capacità, mentre spiegava il Vangelo, di mescolare i padri, la Bibbia, immagini, la letteratura, la poesia, la musica. E aveva delle frasi come Sant'Agostino, perché Agostino era uguale. Non a caso Benedetto è stato un grande studioso di Agostino, no? Voi sapete che Agostino ha delle frasi brevissime, ma che dicono tutto. Tutto. Ecco Benedetto che è la parola conclusiva dei nostri esercizi. Chi crede non è mai solo. Questa è la nostra certezza. Questa è la nostra vita cristiana e questo è il Vangelo che dobbiamo annunziare. Buona preghiera.